La macelleria di Epifanio della Meloni Carni in via Palestro 65 a Calasetta offre alla sua clientela carni di prima qualità, macelleria e gastronomia, tutto di produzione. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà sull'isola di Sant'Antioco. Sono una delle tre specie presenti nel Mediterraneo, però è diciamo più tipicamente presente nella parte orientale del Mediterraneo, perché è una specie che normalmente sta in acque più calde, quindi nel Mediterraneo diciamo si va a cercare più vicino alle coste della Turchia. È una specie che è erbivora, quindi si nutre, diciamo la sua dieta è una base principale vegetali che va a cercare. E là la trova nel Mediterraneo? No, nel Mediterraneo diciamo comunque sicuramente meno numerosa e meno frequente della caretta, quindi detta tanto far comune. Da noi è assolutamente diciamo un caso abbastanza raro, nel senso che comunque per dire nella nostra esperienza il nostro centro opera dal 1993, ecco, sono solo tre i casi di tartaruga verde che si sono ritrovate lungo le coste della Sardegna. Le tartarughe marine diciamo sono protette da convenzioni internazionali, quindi sono animali che non possono essere detenuti e devono ovviamente possono essere trattenuti solo il tempo necessario per le cure e devono essere rilasciati. È prassi diciamo la marcatura degli esemplari, perché attraverso questo sistema sono animali capaci di vivere periodi anche molto lunghi, per dire la caretta può superare gli 80 anni. Marcarli in maniera tale che se nell'arco della sua vita dovesse capitare di essere ripescata o ritrovata da qualcuno, è anche portatrice di ovviamente di dati e di informazioni importanti per la conoscenza della popolazione. La prima cosa che si fa? E allora lo si sottopone ad accertamenti ovviamente sanitari, veterinari, quindi se non presenta scoriazioni o insomma esternamente, comunque si fa una radiografia per vedere se ci sono dei colpi strani, perché a seconda della specie può avere degli ami che non ovviamente sono visibili se il filacciolo non fuoriesce dalle aperture non sono visibili e quindi tramite la radiografia si può invece vedere se ci sono dei colpi strani. E se l'animale è in buone condizioni, sta bene, allora si provvede al rilascio per evitare che di tenerlo appunto in cattività, perché la cattività un minimo debilita l'animale. Se non c'è necessità è meglio liberarla subito, a meno che non sia una stagione troppo avanzata per le temperature. Manchi questo forestale da 1-2. Allora, avremmo deciso per una rotta per l'isola della Vacca, zone limitrofe per il rilascio in mare, cambia. Il mare intorno all'isola della Vacca ha colto la rara tartaruga trovata da un pescatore impigliata nelle reti da posta in una zona di mare davanti la spiaggia di Portovonte. L'esemplare di Chelonia midas, nota anche come tartaruga verde, è stata riportata a Sant'Antioco dai responsabili del centro cetacei Laguna Nova, a cui l'avevano consegnata per verificarne lo stato di salute gli uomini della base navale del Corpo Forestale di Sant'Antioco. Ascoltare la motovedetta della sezione mare forestale da Lombrosa, dove è stata imbarcata la tartaruga verde, anche la CPO 111 della locale guardia costiera ed un'altra unità del Corpo Forestale.
Castello. Coadiuvato da un sub e da Elisabetta Secci, responsabile della rete regionale per la conservazione della fauna marina. Lasciato il porto di Ponti, le tre unità navali hanno raggiunto in mezz'ora di navigazione l'isola della Vacca, dove in una zona di mare dalla profondità di 24 metri, la tartaruga verde, che sembra abbia scelto come habitat proprio nel Golfo di Patras, è stata rilasciata in acqua, dove si è trovata subito a suo agio, scomparendo la vista, tra gli applausi dei presenti, velocemente. Thank you.